Buongiorno, oggi siamo qui per realizzare un espresso perfetto con una miscela Gran Caffè. La prima M è legata al macina dosatore, nel quale abbiamo la campana, la parte legata al dosatore composta da una stella, un vano contenitore per il caffè e una leva comandata e aiutata da una molla per il ritorno che ci aiuta a far scendere il caffè, e poi la parte più importante e fondamentale, le macine, che possono essere, a seconda dell'utilizzo, macine coniche oppure macine piane. Il primo punto di contatto del caffè è proprio qua, all'interno della campana. Da cosa è composta la nostra campana? È composta da un coperchio che assolutamente deve sempre essere mantenuto sopra per tenere l'anidride carbonica del caffè il più a lungo possibile conservata all'interno. È composta da una tramoggia che ci serve per far entrare e uscire il caffè fino alle macine. E la cosa più importante è che la campana va pulita tutte le settimane, perché i residui di olio possono tendere a irrancidire rapidamente e di conseguenza lasciare dei residui sgradevoli al nostro caffè. Il metodo più rapido è utilizzare il getto di vapore della macchina del caffè. Noi utilizziamo il vapore della macchina del caffè per sciogliere praticamente i residui di olio che ci possono essere sulla nostra campana. Con della carta andiamo a asciugare e pulire molto bene l'interno della campana per poi riposizionarla nuovamente al suo posto. Abbiamo poi la seconda parte, che è appunto il dosatore. Il dosatore è composto, dicevamo, da una stella, da una leva comandata da una molla che serve per aiutarci a fare ritornare indietro la molla e preparare nuovamente la dose successiva. Alla sera è fondamentale ricordarsi di spegnere il macinino entro un'ora adeguata per non avere tanto residuo di caffè all'interno del dosatore, e svuotarlo tutte le sere ponendo il residuo del caffè all'interno di un contenitore ermetico, per arrivare a pulire tutte le sere, dicevamo appunto, la stella, al fine di togliere ed eliminare tutti i possibili residui presenti ancora sulla stella. I macina dosatori possono essere dotati di due tipi di macine differenti: macine coniche, che surriscaldano meno il caffè e hanno una durata maggiore, si cambiano circa dopo 800-900 kg, oppure macine piane, che possono invece essere sostituite dopo circa 400 kg di utilizzo di macinatura del caffè. Se seguirete tutti i consigli visti in questo video, utilizzando una miscela Gran Caffè, riuscirete sicuramente a fare un ottimo espresso per i vostri clienti e, mi raccomando, sempre corredato da un bel sorriso.